secondo video di questa serie riprendo il giro partendo da Farindola. Dopo aver ammirato il panorama mi dirigo verso Campo Imperatore e in questo video mi fermerò al punto panoramico bellissimo di Vado di Sole. Sfortunatamente durante la strada ho trovato delle deviazioni dovute a delle frane e a dei lavori. Questo mi ha rallentato parecchio. In caso queste strade di montagna sono molto belle a livello panoramico e immerse nel verde. Le deviazioni inoltre mi hanno permesso di ammirare tutta una serie di piccoli paesi e di frazioni della zona. Qui sono appena entrato a Macchie, una contrada di Farindola. E questa è Fiano, un'altra piccola frazione di Farindola. In certi tratti ho trovato la strada brecciata. Con lo scooter, sebbene il mio abbia gomme semitassellate, non è una bella sensazione passarci sopra. I panorami sono veramente bellissimi.
Siccome mi piace sperimentare, ho provato anche la nuova funzione Motion ND di Insta360 Studio. Grazie a questa funzione è possibile simulare via software l'utilizzo di un filtro ND che abbassa i tempi di esposizione della camera e fornisce un effetto particolare che si nota soprattutto ai bordi della strada. Ed eccomi nel territorio di Rigopiano. Sono vicino a Vado di Sole. Ci siamo, ecco uno dei punti panoramici più belli della zona. Ovviamente bisogna procedere con un minimo di attenzione in scooter, ma la vista ripaga tutti i chilometri percorsi finora. Non è facile mostrare un panorama mozzafiato con un video o una foto, però la camera a 360 gradi, una Insta360 X3, aiuta parecchio. Vado di Sole si trova a circa 1620 metri di altezza. Una vista fantastica! E noi ci vediamo alla prossima puntata verso Campo Imperatore.